Ciao ragazzi, giorno di spesa, non avevo voglia di andare fisicamente anche perché non avendo la macchina avevo diverse cose da comprare, quindi mi sono rivolta al servizio di spesa online Carrefour e ho avuto anche un piccolo alterco perché ogni volta che faccio ordine manca sempre qualche articolo. Ossia, sono presenti sul sito, ma poi vengo regolarmente chiamata da un'addetta del centro commerciale e mi dice manca questo, manca quello e ogni volta devo impazzire. Quindi ho anche fatto reclamo perché sono già inviperita per altri motivi e ci manca solo il Carrefour. Arrabbiature a parte e con l'immancabile Lizzy in sottofondo, svuotiamo la spesa. Vi faccio vedere quello che ho comprato. Ho speso 86 € e 09. Questo è lo scontrino e cominciamo subito. Ho preso le Tabs per la lavatrice della Chantecler, erano in offerta. Ho preso due confezioni, panno ballerina per pulire cucina, bagno e quant'altro. Per soddisfare la mia mancanza di oriente, ho preso lo shampoo Splendor al Coco, ha un profumo inebriante, costa poco e mi trovo anche abbastanza bene. Non è detto che un prodotto per essere buono debba costare una fortuna. Reparto surgelati. Mi gelerò le ginocchia, ma fa niente, anche perché adesso devo scendere in box a portarli. Una confezione di sofficini. Prosciutto e formaggio, li ho sempre amati da quando ero bambina. C'è anche la raccolta punti di Carletto, non so di cosa si tratta, vedrò. Tavolozza del gusto, non so che cavolo sia. Dopo vado sul sito e controllo. Altri sofficini al formaggio, ebbene sì, mi piace il formaggio, ammetto, ma lo sapete. Le olive all'ascolana. Non le mangio da secoli, però ho detto va, compriamone una confezione. Le mozzarelline panate, anche queste non le mangio da secoli. Questa zuppa con i cereali e quant'altro è buonissima, costa poco e quindi tanta roba. I cavolfiori già puliti che adesso cucinerò anche perché è ora di pranzo. Frutta e verdura, ho preso i pomodorini Piccadilly, due confezioni. Ah, ma hanno sbagliato! Ma perché? Le noci dell'Amazzonia avevo chiesto quelle di macadamia. Cioè, ragazzi, io veramente mi sono rotta. Vedete, io faccio gli ordini, ordino le macadamie e mi porti le altre. Una poi non si deve incazzare. Adesso devo chiamare il servizio Carrefour, ragazzi, è impossibile, cioè tutte le volte mi devono sbagliare l'ordine. Rieccomi qua dopo aver fatto una sfuriata che mi hanno sentito tutto il vicinato perché è la seconda volta che le operatrici del Carrefour di Limbiate fanno sbagli con gli ordini. Proseguiamo con il svuota la spesa, un po' nervosetto perché io se ordino un determinato articolo perché voglio quello, non ne voglio un altro alternativo. E comunque hanno molto da migliorare perché molto spesso, appunto, dicevo prima. Sul sito ci sono dei determinati articoli, poi vengo contattata e non ci sono e quindi questo crea disagio. Eravamo al reparto ortofrutta. Avrò preso due o tre confezioni di questi, pomodori Piccadilly, le cipolle dorate, le zucchine, l'aglio, i pomodori ciliegino. Sì, mi piacciono i pomodori, più che altro perché devo mangiare la verdura e quindi meno cucino meglio è perché sono piuttosto pigra. L'oikos della Danone col maracuja che è buonissimo. L'hummus di ceci, anche questo è fenomenale.
tre confezioni di hamburger di pollo a 1 euro l'una, anche questo è molto buono. Una confezione di petto di pollo, due confezioni di würstel di tacchino, quelli light, poi li provo, non so come sono. Quasi quasi me li cucino adesso col riso. Ad ogni modo è meglio non vedermi mai arrabbiata perché cambio totalmente faccia, cambio totalmente tono di voce e la volta che succede che mi arrabbio perché già ho altri pensieri, ci si mettono pure le commesse del Carrefour, non è proprio l'ideale. Ho dovuto prendere, dovuto perché a me le tisane onestamente non piacciono, non sono una consumatrice, la tisana drenante, l'alpro. Quindi latte di mandorla, non ne vado pazza, però appunto sto seguendo un regime alimentare particolare, quindi devo prendere quello al posto del solito latte vaccino, lei è così. Ho preso tre confezioni, quindi non ve le faccio vedere tutte, tanto la confezione è sempre quella. Ho preso le Oise integrali. Prima dicevo che schifo, ma non sono così male, devo dirvi la verità. Sì, lo so, è buio, ma non ho voglia di accendere la luce. Due confezioni di Rio Mare Leggero, io adoro questo tonno perché non è troppo unto e non è quello al naturale che non sa di niente. È un giusto compromesso. La stevia, eccola qua. 10 confezioni di passata di pomodoro. La spesa è terminata, spero di avervi tenuto compagnia. Va bene, è stato uno svuota la spesa un po' animato perché appunto l'ho aperta davanti a voi, quindi ho avuto anche la sorpresa di trovarmi l'ordine sbagliato. Comunque mi hanno detto che a breve mi riportano l'articolo corretto, anche perché è meglio che non vada di persona perché arrabbiata come sono farei una di quelle sceneggiate che anche i napoletani sbiancherebbero, preferisco quindi evitare. E ci vediamo al prossimo video.